Wadi Cup. Benvenuto ad Andrea del team Never Give Up, uno dei maestri più rappresentativi della zona di Roma, di Ostia. E con piacere abbiamo avuto qui lui e tutto il suo gruppo e ti rivolgo qualche domanda di rito. Come ti sei trovato questa volta al Sanremo Muay Thai? Penso che non, mi hai già detto che non era la tua prima volta. Raccontaci dell'esperienza precedente e poi se aggiungi qualcosa riguardo a quello che riguarda l'esperienza qui al Sanremo Muay Thai, che è la cosa che ci interessa di più sapere da te oggi. Certo, la mia esperienza precedente in Thailandia è stata, diciamo, un'esperienza anche a livello turistico, quindi avevamo girato con l'altro insegnante che adesso è il mio socio nel Rehab Team, abbiamo girato un po' la Thailandia, avevamo girato qualche camp occasionalmente, nulla di stabile. Mentre questa volta, dovendo portare i nostri ragazzi comunque a fare un full immersion di 2 settimane, abbiamo deciso di scegliere un camp come il Seven Muay Thai, che ci offrisse la possibilità di dedicarci solo alla Muay Thai per 2 settimane, quindi senza avere troppe distrazioni. Abbiamo cercato un posto in cui comunque sia non ci fosse un boom turistico elevato che distraesse i ragazzi dall'allenamento. Com'è stata? Con che tipo di Muay Thai hai trovato il suo Muay Thai? Beh, su questo devo dire, diciamo, posso dire che la Muay Thai che viene praticata qui, che viene insegnata qui, è molto, diciamo, come dire, avanzata, cioè nel senso, mentre i Thai sono molto conservatori, diciamo, rispetto allo stile Thai. Qui comunque vengono studiate nuove tecniche, nuovi metodi, diciamo, anche per battere proprio i lottatori thailandesi, quindi Finalizzate al combattimento. esatto, nuove tecniche finalizzate al combattimento. Bene, quindi questa esperienza al Seven Muay Thai, questo full immersion nella Muay Thai, nella vera Muay Thai, è stato per i tuoi ragazzi, per te e per tutto il gruppo, motivo di formazione, una formazione che ritieni importante, che ha confermato già la vostra preparazione, ha aggiunto qualcosa di nuovo o non ha aggiunto nient'altro? Beh, guarda, noi siamo un gruppo, un team molto giovane e dinamico. Diciamo, la nostra prerogativa è quella dell'umiltà. Siamo sempre pronti ad imparare di più, quindi possiamo con fermezza dire che qui abbiamo imparato molto in questo brevissimo tempo in cui siamo stati. Ci siamo allenati molto, gli allenamenti sono molto intensi, gli istruttori sono molto seri e seguono molto attentamente i ragazzi, non lasciano spazio a lunghi momenti di riposo, sono veramente molto professionali. Quindi devo dire che questa esperienza ha arricchito di molto il bagaglio personale sia dei ragazzi sia mio come insegnante. E mi ha dato nuovi spunti per poter riportare in Italia nuove metodiche di allenamento. Che credo che sia quello che poi chi viene in Thailandia cerca qualcosa di nuovo. Cioè, ritengo che l'esperienza di farti fare 2000 calci piuttosto che 200, alla fine tutto sommato si può fare in Italia. Chi viene in Thailandia deve tornare a casa con qualcosa di più, con un bagaglio di informazione, di conoscenza tale che possa far sì che poi questo percorso continui nella propria palestra, continui con i propri ragazzi, sia quelli che hanno partecipato allo stage in Thailandia, ma anche tutti gli altri, per coinvolgere tutti gli altri. Un'altra domanda che ti faccio, non l'ultima, è perché la scelta di un camp dove c'è una chiara impronta Farang, quindi questo camp è gestito dal Muay Farang, è il camp principale del Muay Farang, perché questa scelta piuttosto che una scelta di un camp dove sono solo ed esclusivamente thailandesi? Tu hai parlato agli istruttori e chiaramente sono tutti thailandesi, il nostro Ajahn è thailandese, ma l'impronta che viene data al team di lavoro è un'impronta che è un po' più evoluta rispetto alla Muay Thai tradizionale, Esatto. quindi perché hai scelto questo piuttosto che invece magari
in maniera un po' più forse ottusa, io posso dire, ma per dire la mia opinione, ma perché invece come altri non hai scelto solo thailandesi, esclusivamente thailandesi, camp con solo thailandesi? Guarda, a questa domanda avrei una, diciamo, avrei molteplici risposte. Quello che posso dirti è che innanzitutto abbiamo trovato un ambiente molto gradevole e confortante, sia a livello di camp, di igiene, di pulizia, che solitamente, diciamo, manca un pochino nei camp tradizionali thailandesi. E poi perché abbiamo trovato comunque un impatto da una parte tradizionalista, ma delle tecniche molto evolute, studiate veramente per mettere in difficoltà i lottatori poi thailandesi, che sono comunque, diciamo, di impronta un po' statica, diciamo un po' alla vecchia maniera thai. E quindi abbiamo trovato delle tecniche anche molto più vicine al nostro metodo poi di insegnamento che svolgiamo in Italia. E quindi tutto questo ci ha spinti verso, diciamo, questa direzione. E pensiamo di aver fatto la scelta giusta. Diciamo che tutto sommato alla fine è un farang. Quando arriva ad alti livelli è ovvio che deve essere preparato a affrontare i thailandesi, quindi chi meglio di un falang di un certo livello può aver studiato un metodo per battere, per affrontare i thailandesi sui superstar di alto livello? Quindi questo è il tuo discorso, certo. Penso che se questo l'hai ritrovato in pieno, quindi hai trovato qui veramente... Hai sentito l'atmosfera di un camp dove ci sono dei falang che si sentono all'altezza di battere i thailandesi, che possono trasferire questo? Assolutamente sì. Noi dall'Italia comunque sia seguiamo sempre anche Mattias, che è uno, cioè ragazzo italiano sicuramente più importante, uno dei nomi più importanti della Muay Thai venuti dall'Italia, diciamo. E quindi abbiamo ritrovato sì questo, poi qui nel camp allenandoci abbiamo riscontrato che queste tecniche, queste metodiche di allenamento sono veramente impartite e studiate per mettere in difficoltà e lottare contro i lottatori thailandesi di primissimo livello. Abbiamo trovato veramente una qualità di allenamento, di intensità di lavoro veramente incredibile, che non abbiamo neanche riscontrato nei camp thailandesi. Qui ci si è seguiti veramente in maniera molto scrupolosa. Bene, ultima cosa, vorrei che tu rispondessi con massima sincerità e soprattutto con senso critico. Che cosa c'è, che cosa non... qualcosa possiamo migliorare, che cosa può fare di meglio il Seven Muay Thai rispetto a quello che ha fatto fino ad oggi? Guarda, io personalmente mi sono trovato benissimo qui, quindi questa esperienza, devo dire, mi ha lasciato un'enormità di positività. Magari ecco, i ragazzi che ho portato con me potrebbero un pochino lamentarsi del fatto che qui non c'è molto turismo, quindi non ci sono molti locali notturni, non c'è vita notturna, ecco, però mi dispiace per loro, ma è proprio quello che cercavamo noi come insegnanti, un posto nel quale i ragazzi potessero concentrarsi solamente sulla Muay Thai. Bene, bene, grazie. Allora, visto che hai citato i ragazzi, adesso li chiamiamo in gioco, facciamo una piccola domanda a ciascuno di loro. In poche parole chiediamo a ognuno di loro in tre parole, in cinque parole, di descrivere l'esperienza qua. Allora, Simone, Mattia e Andrea, esperienza costruttiva sotto tutti i punti di vista e sicuramente da rifare, ecco, negli anni a venire se ci sarà la possibilità, ecco. Comfort assolutamente ineguagliabile rispetto agli altri camp. Mattia. Sono Mattia e do ragione a Simone perché comunque sì, gli allenamenti sono tosti, ma comunque gli allenatori sono bravi e sto imparando molto in questi giorni, anche se è solo meno di una settimana che sono qui.
devo dire comunque sia il cibo è buono. Poi tutto qua alla fine, dai. E io sono Andrea e che devo dire? Quello che hanno detto tutti gli altri. So che dire, cavolo. E a me potete far fare queste cose, io non so che dire. Ok, grande, va. Vai. Un stanno a fausa. Vai adesso, dillo adesso. Ciao, sono Andrea e l'addome non si può fare qua. Non dovete venire a fare addome. Quando fanno addome andate al bagno a fare cacca, inventatevi qualcosa. Dai. Scappate. Perché vi danno tutte pizzoni proprio forti. Stavo di capo. Ciao, io mi chiamo Christopher e vengo da Roma. La mia esperienza qua è stata veramente molto bella e ha pienamente ragione il maestro, e un'esperienza che ti fa crescere soprattutto fisicamente e molto tecnicamente. E bella esperienza veramente, un bel camp, gli allenatori tutti fantastici, da provare comunque, bella esperienza. Ciao, io sono Gabriele. Ma andiamo insieme a Christopher al team Never Give Up di Ostia. Sì, come ho detto, è una bella esperienza, allenamenti molto intensi e... troppo intensi. No, beh, è giusto che in uno sport come la Muay Thai.